La kickboxing è uno sport da combattimento in cui vengono utilizzate braccia e gambe. Deriva dal karate, infatti una volta si chiamava full contact karate e ci fu questa sorta di unione tra il karate e il pugilato, perché comunque essendo il pugilato molto più completo di braccia, si pensò quindi di fare questa fusione, che poi successivamente prese il nome di kickboxing, ossia pugilato con calci. Questo sport è rivolto decisamente a tutti, sia ai bambini, sia ai ragazzi, maschi, femmine, e sia anche ai ragazzi un po' più avanzati. E questo perché? Perché noi lo facciamo sia in modo agonistico e sia non agonistico, per cui diamo la possibilità a chi vuole gareggiare di allenarsi in un certo modo e a chi invece vuole fare questo sport semplicemente per stare bene fisicamente di potersi allenare tranquillamente senza farsi male assolutamente. Questo è uno sport in cui si cresce con la persona che si ha davanti. Quando c'è questo approccio al combattimento, non dobbiamo pensare che si sta là, che ci si riempie di botte, assolutamente no. Si viene insegnato innanzitutto a non prendere colpi e a non farsi male, e poi a divertirsi, a prendere una certa dimestichezza, quindi con calci e pugni. Assolutamente non è uno sport violento, anche perché, anche se fatto in maniera agonistica, vengono utilizzate tutte le protezioni, quindi il rischio di infortunio è minimo. Noi ci alleniamo 3 volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. E gli orari sono: faccio il martedì e il giovedì dalle 7:30 alle 8:30 per i non agonisti, dalle 8:30 alle 9:30 per gli agonisti. Naturalmente, però, se un agonista non ha problemi a venire nel secondo turno, può tranquillamente allenarsi nel primo. Viceversa, se un non agonista non può venire alle 7:30, può venire tranquillamente al secondo turno. Il sabato, in genere dalle 5 alle 6, oppure 5:30, 6:30,